stata la mia prima esperienza. Ecco, ti chiedo innanzitutto come ci sei arrivato sul set. No, è stata è stato un po' curioso questa cosa qui. Insomma, una mia amica mi ha detto che stavano facendo dei casting, dei provini, degli street casting, e mi ha detto, beh, andiamoci. Inizialmente ho fatto, ma che ci andiamo a fare? Io che c'entro? E poi lei ha insistito e niente, sono entrato, ho conosciuto Francesco e Chiara Natalucci, che è stata la casting di questo film, e insomma è andato tutto bene. Ecco, hai fatto credo dei provini progressivi per arrivare poi appunto al ruolo del protagonista del film. Sì, abbiamo fatto provini e provini, poi perché magari giustamente Francesco poi magari non era convintissimo, perché non è che mi guardi, non è che si convince subito. Poi invece abbiamo continuato, abbiamo provato e gli sono andato bene, diciamo. Senti, è stato chiaro fin dall'inizio che il tuo ruolo sarebbe stato quello, ti aveva pensato anche per altri personaggi, gli amici del ragazzo protagonista? Ma da quello che so, insomma, da quello che poi mi ho saputo dalla casting, mi avevano pensato per quel ruolo lì. Quanto ti sei ritrovato nel personaggio che hai dovuto interpretare? Quanto c'è di tuo, di tua esperienza, dei tuoi pensieri, del tuo modo di parlare, di camminare? Beh, c'è sicuramente molto, perché poi io lo dico sempre, io non mi sento proprio un attore, quindi non sono un attore io. E quindi c'è perché comunque è un ragazzo di 20 anni, romano, che insomma fa nel film anche quelle cose che io facevo prima di iniziare a lavorare, cioè non fare nulla. Non fai più. Cioè non fare nulla. Ecco, hai detto non mi sento un attore, però immagino che questa esperienza ti abbia fatto crescere il desiderio di continuare a lavorare nel cinema. Sì, no, assolutamente. Poi insomma, dal momento quando poi conosci gente come Giuliano, gente come Francesco, gente come insomma tutti quelli con cui ho lavorato, Donatella, Finocchiaro, Antonio Gerardi, è ovvio che ti cresce la voglia. Poi io non so se sarò all'altezza di questa cosa qui, però uno lo si fa. In fondo questo era un film con due esordienti, perché anche Giuliano Montaldo, che pure aveva fatto dei piccolissimi ruoli d'attore, non aveva mai fatto il protagonista in un film. Quindi in fondo, nonostante le differenze di età, di esperienze cinematografiche, eccetera, era un film con due esordienti. Ecco, vi siete, come dire, sostenuti l'un l'altro in questa... Sì, no, ma lui poi era divertente, perché c'era questa cosa che la sua compagna, perché lui non vuole che si dica sposa, che è Vera, che gli diceva sempre, ma guarda Giuliano, ma tu perché lo fai? Sei un cane a recitare. Invece poi lui ha dimostrato tutto il contrario, ed era bello perché ogni giorno stavamo lì sul set e io mi svegliavo la mattina e dicevo, vedi, oggi vedo Giuliano che mi ha insegnato ogni giorno qualcosa di diverso, tramite magari i suoi racconti dei lavori precedenti, oppure proprio cose sue di vita che io stavo là così e lo guardavo, e è stato fantastico.